Hey guys, bentornati sul mio canale. Per il video di oggi ho deciso di creare questo make-up look utilizzando su metà del viso prodotti costosi e sull'altra metà prodotti economici. In sostanza oggi vi mostrerò un sacco di dupe fantastici che vi faranno risparmiare un sacco di soldi, quindi se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e direi di passare direttamente ai dupes. Come potete vedere ho già sul fondotinta perché non ho trovato un dupe che fosse abbastanza buono da poter inserire in questo video, quindi ho preferito mettere su un fondotinta qualsiasi piuttosto che consigliarvi un fondotinta economico che poi non è l'esatta copia di quello costoso. Quindi come fondotinta ho utilizzato il Wet n Wild Photo Focus nella colorazione Soft Beige e direi di passare a quelle che sono veramente dupe. Sono molto contenta dei dupe che ho trovato, alcuni sono conosciutissimi, strafamosi e probabilmente li conoscete già, ma alcuni sono molto fiera di quello che ho trovato. Quindi questo lato della mia faccia sarà quello costoso, questo qui sarà quello economico e direi di iniziare con questi fantastici dupes. Il primo dupe che voglio farvi vedere in realtà è famosissimo, è conosciutissimo, ve l'ho già parlato in precedenza ed è il Naked Skin di Urban Decay contro il Colourpop No Filter Concealer. Questo costa circa 20 euro, lo potete trovare sul sito di Sephora o nei negozi di Sephora. Questo invece costa 6 dollari e potete trovarlo sul sito di Colourpop. Come potete vedere le due shade sono molto chiare per me, ma purtroppo le altre colorazioni che ho non sono uguali tra di loro, quindi ho dovuto utilizzare per forza questo qui più chiaro. La parte costosa vado a sfumarla con la Beauty Blender e invece la parte economica la sfumerò con la spugnetta di Real Techniques. Oltre al fatto che sono bianchissima in questo momento, come potete vedere sono la stessa identica cosa, sono perfettamente identici. Entrambi si sfumano facilmente, entrambi hanno la stessa identica coprenza, sono entrambi dello stesso colore. Quello di Colourpop quando lo mettete su è un pochettino più giallo, ma poi come potete vedere non si vede nessuna differenza. Per andare a settarli utilizzerò da questo lato la Shade Light di Kat Von D e da questo lato utilizzerò la NYX Highlight and Contour Pro Palette. E come potete vedere i toni che ci sono quasi perfettamente identici. Quella di NYX costa 22,50 euro ed è ora in saldo a 15,75 euro e ha molte più shade rispetto al Contour Kit di Kat Von D. E il contour kit di Kat Von D in questo momento non c'è sul sito di Sephora, non so per quale motivo, ma se non mi ricordo male mi sembra che costasse 45 euro. E come potete vedere molte delle shade sono praticamente quasi identiche. Quella di NYX non ha questo colore salmonato che vedete qui e vi faccio anche gli swatches. Ovviamente, quindi questa è quella di Kat Von D e questa è quella di NYX. Come potete vedere i colori sono molto simili a quella di Kat Von D. Ci sono anche due illuminanti e una shade per fare il contouring in più. E in più la palette di NYX ha tutti i colori che sono rimpiazzabili, potete acquistarli separatamente. Invece in quella di Kat Von D, se finite un colore, dovete per forza ricomprare l'intera palette. Da questo lato del viso utilizzerò la shade color banana e utilizzerò questa shade qui per fare il contouring. E invece dal lato economico utilizzerò sempre la shade color banana e questa colorazione qui per fare il contouring. E per quanto riguarda l'highlighting utilizzerò di nuovo la Beauty Blender sul lato costoso e la spugnetta di Real Techniques sul lato economico. Quindi su questo lato del viso utilizzerò il pennello di Real Techniques, questo è abbastanza economico ma non voglio usare lo stesso pennello per tutti e due lati, altrimenti inutile. Comunque da questo lato utilizzerò il pennello di Real Techniques, questo è il Multitask Face Brush e da questo lato invece utilizzerò questo pennello di Kiko che è il numero 103. La shade di NYX è leggermente più fredda rispetto a quella del Contour Kit di, stavo dicendo, di Anastasia Beverly Hills. Questa colorazione di NYX è leggermente più fredda rispetto a quella del Contour Kit di Kat Von D, ma come potete vedere occhio nudo non si nota neanche la differenza, almeno io non la vedo. Per ora non vedo alcuna differenza tra un lato e l'altro, almeno io non la vedo. Voi la vedete? E ora riprendo la shade color banana da entrambi i kit e vado a pulire questa zona per rendere il contouring un po' più affilato. Un dupe fantastico per le sopracciglia è la Deep Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills contro la NYX Tinted Brow Pomade. Io purtroppo non ho due shade perfettamente identiche perché quella di NYX è molto più calda rispetto a questa qui di Anastasia Beverly Hills perché sono due shade completamente diverse. Questa è Soft Brown e questa è Chocolate. Quindi non mi sembra il caso di fare due sopracciglia di due colori diversi, ma volevo comunque informarvi che sono due dupe fantastici. La consistenza è molto simile, sono entrambi molto semplici da applicare e da utilizzare,
Quindi se cercate un'ottima pomata per sopracciglia vi consiglierei questa qui di NYX, che appunto è la Tinted Brow Pomade. E visto che la Deep Brow Pomade la utilizzo molto spesso, oggi utilizzerò questa qui di NYX, che come potete vedere la mia è molto secca perché non la uso da un bel po', quindi vado a metterci un paio di gocce del Duraline di Inglot per andare ad ammorbidirla e poi mi sistemo le sopracciglia. Adesso passiamo agli occhi. Dal lato costoso utilizzerò la Naked Heat di Urban Decay. Questa palette costa 50 euro, potete acquistarla utilizzando il 20% o il 10% da Sephora, ma comunque anche utilizzando quegli sconti costerà circa 45 euro. Quindi questi sono tutti i colori della Naked Heat. E invece dal lato economico utilizzerò la 35O2 di Morphe, che è un dupe assolutamente perfetto per la Naked Heat, e queste sono tutte le shade della 35O2 di Morphe. Questa palette potete acquistarla invece sul sito di Morphe UK e costa circa 35 euro, ma potete anche utilizzare i codici affiliati degli youtuber che vi vanno a togliere, mi sembra, il 10%. Diciamo che la Naked Heat costa sui 50 euro e questa sui 35. Come potete vedere, quasi tutti i colori che sono nella Naked Heat sono all'interno della 35O2. Onestamente in questa avete anche molti più colori e costa di meno, per cui tra le due io vi consiglierei sicuramente quella più economica, quindi di Morphe. Quindi per non confonderci farò prima l'occhio del lato costoso con la Naked Heat e poi farò il lato economico con la 35O2. Quindi dalla Naked Heat prendo la shade Low Blow e vado ad utilizzarla come shade di transizione. E sempre con la Morphe M441 prendo la shade Cayenne e vado a metterla nella piega dell'occhio, tenendo il colore più in basso rispetto a quello che abbiamo utilizzato prima. Ora prendo un Morphe M433 e con la shade He Devil vado a dare più dimensione all'angolo esterno dell'occhio. E vado a metterlo quasi su tutta la palpebra mobile perché tanto poi andrò a mettere una shade brillantinata. Prendo questo pennello, che è quello che si trova all'interno della Naked Heat, e utilizzo questo lato per andare a prendere En Fuego e andare a metterlo nell'angolo esterno dell'occhio. Questa volta lo tengo ancora più esterno rispetto a He Devil. Riprendo il Morphe M433 e vado a sfumare solo l'angolo esterno per evitare di avere delle linee nette. Ora con un MAC 242 prendo la shade L'Ombre e vado a metterla su un terzo della palpebra mobile partendo dall'angolo interno. Prendo di nuovo il Morphe M433 con la shade He Devil e vado a sfumare il colore brillantinato che ho appena messo. Come ultimo step riprendo questo pennellino di Urban Decay con la shade Ashes e vado ad intensificare ancora di più l'angolo esterno dell'occhio. Come ultimo step prendo la shade Low Blow e lo vado a mettere nella lower lash line. Ora passo all'altro occhio con la 35O2 e inizio dalla shade Flux e di nuovo vado a metterla come shade di transizione. Ora prendo la shade In The Zone e sempre con il Morphe M441 vado a metterla nella piega dell'occhio. Ora prendo un Morphe M433 pulito e prendo la shade Terracotta per andare a metterla sulla palpebra mobile partendo dall'angolo esterno e arrivando fino al centro. Ora prendo questo pennellino che è della Naked 3 di Urban Decay e prendo la shade Brave per andare a metterla nell'angolo esterno dell'occhio. Sempre dallo stesso pennello, questa volta prendo l'altro lato e utilizzo questo pennellino qui che è a lingua di gatto, la shade Polished, e vado di nuovo a metterla sulla palpebra mobile partendo dall'angolo interno dell'occhio e andando ad applicarla sul terzo della palpebra. Prendo di nuovo il Morphe M433 e la shade Terracotta e vado di nuovo a metterla al centro della palpebra mobile. Vado a prendere la shade Brunette per andare ad intensificare l'angolo esterno dell'occhio. E infine prendo la shade Flux e vado a metterla nella lower lash line. Beh, non è di sicuro un look da giorno, ma volevo utilizzare più colori possibili da entrambe le palette per farvi vedere quanti dupe ci sono da poter utilizzare. Per quanto riguarda i fallout, ho la stessa identica quantità in questo momento sulle guance, li ho lasciati lì apposta per poter fare un paragone e sono perfettamente identici. Quindi ora vado a rimuoverli prima di fare un danno. Come mascara invece qui altri due dupe, uno è il Better Than Sex di Too Faced e l'altro è L'Oreal Paradise Ecstatic. Sono entrambi molto simili, ma io personalmente preferisco la formula di quello di L'Oreal.
Ok, con questa cipria sono decisamente molto molto bianca. Passiamo ai dupes più interessanti. Quindi sul lato costoso utilizzerò questa palette di Becca, che è la Jack & Neil Champagne Pop Collection, che non credo sia disponibile in Italia, ma potete acquistare tutti i prodotti che ci sono all'interno separatamente. All'interno ci sono tre blush che sono Rose, Almond e Pamplemousse. E poi ci sono Champagne Pop e Gold Pop, che potete acquistare separatamente da Sephora. Gli illuminanti e i blush di Becca sono abbastanza costosi. Il dupe che ho trovato per Pamplemousse è di Kiko ed è il Soft Touch Blush nella shade 108. L'unica differenza che c'è tra i due blush è che questo qui è brillantinato e questo invece è completamente matte. Come potete vedere sono lo stesso identico colore. Quindi vado ad applicare su questo lato quello di Becca e su quest'altro quello di Kiko. Mi sembra molto più che ovvio il fatto che questo blush non si abbina per niente al make-up che ho appena fatto, ma volevo rendervi partecipi di questo dupe. Come potete vedere, quello di Kiko è leggermente più pigmentato rispetto a quello di Becca, ma io lo vedo come un vantaggio e non uno svantaggio. Non so dalla fotocamera come sarà, ma dal vivo nessuno sarebbe mai in grado di dire la differenza tra uno e l'altro. L'altro dupe che ho trovato è per Champagne Pop, che utilizzerò da questo lato, e il dupe che ho trovato è questo ombretto di Kiko, che è un Water Eye Shadow nella shade numero 2 Light Gold. Questo qui è Kiko e questo qui è Champagne Pop. Come potete vedere, entrambi danno lo stesso identico look, sono dello stesso identico colore, entrambi mostrano la texture della pelle nello stesso identico modo ed entrambi hanno l'effetto di illuminante bagnato. Ora, gli ultimissimi dupe sono un po' più complicati, ma sono veramente contentissima di averli trovati. Sono riuscita a trovare dupe di quasi tutti i rossetti liquidi nude del kit di Huda Beauty e voglio farveli assolutamente vedere. Quindi per questi dupe applicherò sul labbro superiore quello costoso e sul labbro inferiore quello economico. Parto con il rossetto liquido di Huda Beauty nella shade Girlfriend. E il dupe perfetto è di NYX Cosmetics ed è un soft matte lip cream nella shade Abu Dhabi. E come potete vedere, una volta che si sono asciugati sono praticamente identici, tranne per il fatto che quello di NYX è leggermente più rosato e quello di NYX dovete passarlo due volte, ma quello di Huda Beauty è leggermente più scuro se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i, ma i prezzi sono completamente diversi e il colore è sostanzialmente lo stesso. Ora abbiamo la shade Sugar Mama di Huda Beauty, sempre con un soft matte lip cream di NYX nella shade Stockholm. Ed è più che ovvio che i rossetti di Huda Beauty, essendo rossetti liquidi matte, dureranno molto di più sulle labbra, ma sinceramente il prezzo è talmente diverso che io prenderei quelli di NYX tranquillamente e li applicherei più volte durante la giornata, perché il colore è quasi perfettamente identico. E questo è il risultato dopo che i due rossetti si sono completamente asciugati. Ripeto, la differenza è talmente leggera che non si può neanche vedere ad occhio nudo. Per cui, se cercate un'alternativa economica, vi consiglierei questi qui di NYX. Ora abbiamo Crush, sempre di Huda Beauty, e Athens, sempre di NYX. Ok, per qualche strana ragione ho iniziato a tremarmi le mani, quindi scusatemi, l'applicazione fa letteralmente schifo, ma spero che il colore si riesca a vedere bene. E questi, ancora prima di asciugarsi, sono perfettamente identici. Sinceramente, di tutto il video questi sono i dupe di cui sono più fiera in assoluto, perché so che i rossetti di Huda Beauty sono arrivati da poco in Italia e sono una cosa che tutte noi vogliamo, i colori sono bellissimi e siamo tutte curiose di provarli, e invece NYX ci ha salvato il portafogli con questi dupe fantastici, quindi grazie NYX per averci salvato il portafogli. La durata ovviamente sarà diversa sulle labbra, la texture è diversa sulle labbra, ma il colore è esattamente identico. E ora il dupe di cui sono più fiera in assoluto. Questo è sempre di Huda Beauty ed è nella shade Wifey. E voi sapete benissimo quanto io ami questo rossetto. È il mio nude preferito al momento. Ne ho parlato all'infinito. Insomma, lo utilizzo in quasi tutti i miei tutorial. Quindi credetemi, non è stato semplice trovare un dupe per questo rossetto. Ma credo proprio di averlo trovato. Ed è un Colourpop Ultra Satin Lip nella shade Magic Wand. Non potete capire la gioia di questo momento, non potete davvero capire. L'applicazione è terribile, con il make-up non c'entra niente, sono bianca come un cadavere, ma questo è il motivo di tutto questo video. Ma è il momento più soddisfacente di tutta la mia vita.
ad oggi. Non riesco neanche a crederci, sono la stessa identica cosa. Ok ragazzi, tutti gli up per questo video sono finiti. Fatemi sapere ovviamente se questo video vi è piaciuto, così cercherò di trovare altri gli up per la prossima volta. Spero tantissimo di avervi fatto risparmiare un po' di soldi, perché tanti di voi sono venuti da me a dirmi che sono quella che ve li fa spendere, in sostanza. Se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!